Libri.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Campora, alla farmacia De Grazia, proprio di Campora, per un'iniziativa molto lodevole, ovvero la presentazione del libro di Salvatore Garbato, che ha a che fare proprio con il make-up, ma un make-up particolare, un make-up dedicato anche e soprattutto alle donne che hanno subito o stanno subendo una situazione spiacevole che può essere quella della malattia, e non solo. E vicino a me abbiamo due rappresentanti dell'AIL alla mia sinistra e del reparto di omatologia alla mia destra. Io vorrei parlare proprio con il dottor Gentile inizialmente per capire l'importanza di questa iniziativa, anche perché, lo diceva prima proprio durante la presentazione, una donna quando subisce una malattia ha anche dei cambiamenti fisici, quindi è importante sentirsi bella, ma soprattutto sentirsi ancora bella. Sì, grazie. Dicevamo prima che l'ematologia si occupa della cura dei pazienti affetti da patologie oncologiche, ovvero noi curiamo leucemie, linfomi e mielomi, patologie che colpiscono gli anziani, ma purtroppo, ahimè, anche i meno giovani. Quindi nel 2020 purtroppo l'atteggiamento terapeutico nei pazienti affetti da queste patologie è l'utilizzo, sebbene tuttora più rivolto verso la medicina di precisione, ma ancora basato su farmaci chemioterapici di vecchia generazione, che purtroppo vanno ad alterare quelli che sono le caratteristiche fisiche dei pazienti che si sottopongono a queste terapie. Gli effetti collaterali della chemioterapia li conosciamo, sono la perdita dei capelli, la perdita dei peli, l'utilizzo di cortisone che va a gonfiare il volto dei pazienti, a dare edemi a livello periferico, e quindi va ad alterare quelli che sono i caratteri somatici del paziente. Quindi curare una patologia però oggi non è soltanto curare il tumore, ma è curare anche la psicologia delle persone che vengono, che devono percorrere questa terapia per uscire da questo tunnel, e per far ciò bisogna lavorare anche sulla psicologia e sull'aspetto fisico. Per una giovane donna che si deve sottoporre a questo tipo di trattamento, purtroppo l'utilizzo di chemioterapici va a danneggiare quella che è la sua integrità, la sua dignità di donna, e l'utilizzo di strumenti quali il trucco, la cosmesi, in questi pazienti riveste un ruolo molto importante, perché poter affrontare questa terapia non andando a modificare quelli che sono, oppure cercando di mitigare quelle che sono le alterazioni che possono dare i farmaci chemioterapici durante questo percorso attraverso questi strumenti, è sicuramente un fatto meritorio. Quindi molto si sta facendo dal punto di vista psicologico, molto si sta facendo anche dal punto di vista cosmetico per questi pazienti, proprio per ridurre quello che è l'impatto psicologico emotivo che può andare a danneggiare l'integrità psicologica di questi pazienti durante questo percorso. Quindi ringrazio il signor Garbato per aver scritto questo manuale, ma anche per aver voluto devolvere una parte degli introiti della vendita proprio all'AIL, di cui la signora Pecora sicuramente nella sezione di Cosenza vi spiegherà qual è il fine di questa associazione nel supporto dei pazienti. Grazie. E quindi passiamo la parola proprio all'AIL, perché l'AIL da anni si batte comunque per promuovere campagne di sensibilizzazione, come in questo caso, perché le leucemie purtroppo ci sono, ma si possono affrontare, si possono curare, e l'aspetto emozionale ed emotivo è importantissimo. Sì, infatti è fondamentale avere un supporto, perché non bisogna curare solo il lato, diciamo, medico, come diceva il dottore, ma anche supporto psicologico e sopperire, come nel caso dell'AIL, lì dove ci sono delle mancanze, ovvio, perché il pubblico non sempre riesce a soddisfare tutte le esigenze. Per cui l'AIL, nel nostro caso, l'AIL nazionale anche naturalmente, nel nostro caso aiuta sia strutturalmente, perché siamo presenti all'interno del reparto di ematologia, siamo presenti con Casa AIL, per cui noi diamo supporto a tutti i pazienti che, non abitando in zona, hanno bisogno di un supporto, anche di un alloggio, perché ospitiamo i pazienti, i parenti dei pazienti,
Abbiamo l'URB dove si fa ricerca scientifica, quindi pagati proprio dall'AIL, per cui tutti i donatori, come nel caso del signor Garbato che ha voluto pregiarci di questo, omaggiarci di questo libro, non soltanto rivolto ai pazienti ma anche donandoci questa opportunità di contribuire appunto a rendere più voluminose le nostre risorse, che non sono mai abbastanza. E poi speriamo di poter finalmente raggiungere il nostro obiettivo, che è quello di avere anche le cure domiciliari, che è la nostra speranza. Questo sarebbe veramente il coronamento di un sogno che sta portando avanti il nostro presidente Ornella Nucci già da tempo, e che mi auguro veramente quest'anno sia l'anno giusto. Quindi a questo punto lanciamo questo messaggio: non solo acquistate il libro di Salvatore Garbato, ma sostenete l'AIL, perché sostenere l'AIL significa proprio sostenere non solo la persona che in quel momento subisce una malattia, ma la famiglia, perché è importantissimo sostenere le famiglie, perché ognuno di noi potrebbe avere una malattia e subire purtroppo questa conseguenza. Quindi sostenete l'AIL, sostenete la vendita e l'acquisto quindi del libro di Salvatore Garbato. Io vi ringrazio, Liberi TV, Riccardo Cristiano, Campora.